tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Insulti, cori e provocazione dei centri sociali hanno disturbato la manifestazione Restiamo Liberi contro il disegno di legge sull'omotransfobia. Nuova Fano si appella al prefetto La Polla per sapere se i rappresentanti dei centri sociali erano autorizzati a stare sotto la tenso struttura. Anziana di 91 anni, derubata in casa dai ladri, è successo a Carrara di Fano in pieno giorno. Il centro Margherita resta chiuso, l'appello di una figlia che accudisce in casa l'anziana madre malata di Alzheimer. Via le erbe infestanti dai monumenti cittadini, dopo il pincio tocca a Rocca Malatestiana e Mura Romana. La spilla, un gioiello amato dalle donne che si è modificato nel tempo. Al Museo di Fano un percorso espositivo per conoscere la sua evoluzione. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Dunque, in primo piano la cronaca con la truffa ai danni di una signora anziana di 91 anni residente a Carrara di Fano. I ladri le sono entrati in casa e le hanno rubato oro e pensione. A Carrara di Fano si è verificato un episodio di truffa ai danni di una signora di 91 anni all'interno della sua abitazione. Il fatto è accaduto sabato scorso, intorno alle 11.30 circa, quando alla porta di casa si è presentato un uomo sui 30-40 anni, vestito con abbigliamento blu scuro e un cartellino posto sul lato sinistro della presunta divisa, presentandosi alla 91enne come addetto dell'acquedotto, con la scusa di verificare una perdita di acqua nel bagno. La signora in buona fede ha condotto l'uomo nella zona interessata. Il ladro nel frattempo gli ha spruzzato addosso uno spray irritante che ha disorientato in parte la vittima, provocando un'irritazione in gola. Dopodiché, spostandosi nella zona giorno con la scusa del gas e della possibile esplosione dei condotti, l'uomo ha intimato alla signora di raccogliere i suoi beni d'oro, il denaro restante della pensione, inserendoli in una busta di plastica per poi collocarla all'interno del frigorifero, convincendo l'anziana che sarebbero stati al sicuro dalle eventuali fiamme. Andando ad avvisare il vicinato, il malvivente ha preso la busta contenente la refurtiva della signora, tra cui un colliere e 100 euro restanti della pensione, e si è dato alla fuga. Sul posto sono arrivati i carabinieri. La signora non ha riportato lesioni o danni fisici, ma soltanto uno shock psicologico. Secondo delle testimonianze di vicinato e della nipote della vittima, l'uomo avrebbe agito da solo senza complici. Ma nella stessa mattinata, nella via interessata, giravano insistentemente dei rappresentanti per la sottoscrizione di contratti a domicilio. Sull'episodio verrà sporta denuncia. Traffico in tilt oggi pomeriggio intorno alle 15 lungo la strada provinciale dei Fangacci, che collega la frazione di Pole nel comune di Acqualagna ad Urbania, a causa di uno scontro frontale tra una Renault Clio e un furgone Fiat Fiorino. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei carabinieri di Urbino, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118. Insulti, cori, provocazioni dei centri sociali hanno disturbato la manifestazione Restiamo Liberi, organizzata a Sassonia di Fano per spiegare la contrarietà al disegno di legge sull'omotransfobia in discussione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. A presidiare il gruppo di anarchici la Polizia di Stato, i Carabinieri e l'Esercito. Libertà di espressione per tutti, non imbavagliate le coscienze, istituire un nuovo reato non serve, sono alcune delle frasi riportate sabato sera sotto la tenso struttura di Sassonia a Fano. Come in decine di altre città italiane, si è svolta l'iniziativa Restiamo Liberi, promossa da Provite Famiglia, Sentinelle in Piedi e altre realtà che si oppongono alla proposta di legge sull'omotransfobia, definita da loro liberticida. I partecipanti alle 21.30 si sono disposti sotto il tendone per manifestare in silenzio, con un libro in mano,
un bavaglio, una candela. Al microfono in tre momenti diversi sono state spiegate le ragioni della contrarietà al disegno di legge. Sarà ancora possibile contestare una legge come quella sulle unioni civili senza rischiare di essere denunciati? Per tutte queste domande il DDL sulla omotransfobia ha una sola risposta: no. Dopo pochi minuti dall'inizio è arrivato un gruppo di anarchici formato per lo più da donne favorevoli al DDL Zan-Scalfarotto. La legge ha l'obiettivo di modificare due articoli del codice penale in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale e identità di genere. Con urla, cori e provocazioni i giovani hanno interrotto continuamente l'evento, protestando anche contro Fano TV. Il loro sit-in di protesta pare non fosse autorizzato, al contrario dell'altro. Per questo motivo sono stati invitati ad allontanarsi. Noi pare che dobbiamo andare dall'altra parte della strada, non si capisce qual è il motivo per cui dovremmo andare dall'altra parte della strada. A presidiare il gruppo un cospicuo dispiegamento degli agenti di polizia di Stato, carabinieri e uomini dell'esercito. È stato necessario un cordone delle forze dell'ordine per evitare che i due gruppi venissero in contatto. Gesù Cristo, cosa ti ha detto? Dai buono. I centri sociali sono rimasti fino al termine della veglia, concludendo la loro protesta con un trenino in barba alle norme anticontagio. Dall'altra parte invece coloro che manifestavano contro il disegno di legge durante la veglia hanno iniziato a battere le mani. L'evento si è concluso senza particolari incidenti e con le parole dette a microfono di uno dei partecipanti all'iniziativa Restiamo Liberi. Il silenzio scuote più di ogni parola, ha affermato. Non abbiamo risposto alle provocazioni. Sappiamo che le contestazioni non sono che il risultato del grande inganno che queste leggi alimentano. La negazione della libertà di dissentire, ha precisato, la negazione del dato reale della natura umana e la presunta contrapposizione, ha concluso, tra omosessuali ed eterosessuali, che non esiste. E l'associazione Nuova Fano, per bocca del suo coordinatore Stefano Pollegioni, si appella al prefetto di Pesaro Urbino Vittorio Lapolla per sapere se la manifestazione dei centri sociali era autorizzata in quel luogo. Pollegioni chiede anche, inoltre, al sindaco di Fano Massimo Seri e all'assessore alla legalità Samuele Mascarin di prendere pubblicamente le distanze dal gruppo di anarchici. Sì, noi eravamo presenti con alcuni dei nostri componenti a questa silenziosa e rispettosa manifestazione. Siamo rimasti molto colpiti perché coloro che si ergono sempre da fautori del rispetto e comunque contro l'odio e contro ogni tipo di violenza testimoniano poi, come in questo caso successo a Fano, tutto l'opposto, cioè vedere attaccare con offese molto forti e comunque anche con atti verso la violenza, verso gli altri, su una manifestazione silenziosa come quella dell'altra sera è veramente, cioè io la vedo come un attacco comunque alla libertà di opinione.
Un attacco, da quello che ho letto anche sulla stampa, il gruppo era il gruppo del Grizzi, dove noi più volte siamo intervenuti, no? Nei tempi passati, quando avevano comunque occupato la casa del custode, e poi tutto il percorso che è stato comunque appoggiato dall'amministrazione comunale. Insomma. Avete lanciato un appello anche al prefetto Vittorio Lapolla, per quale motivo? Sì, sì, senz'altro. Beh, il prefetto è un'autorità principale, no? In questa regione, rappresenta anche il governo nella regione Marche. Quindi riteniamo opportuno che il prefetto anche debba intervenire e accertare soprattutto che quello lì che è successo, intanto che sia una contromanifestazione autorizzata, perché se così non fosse, chiaramente poi bisogna intervenire una volta per tutte, insomma, è inaccettabile quello che è successo. Le autorità devono fare il loro percorso e accertare tutto quello che c'è da accertare. Siete rivolti anche a sindaco e assessore Mascarin? Certamente, il sindaco in qualità di primo cittadino, l'assessore Mascarin in qualità anche di assessore alla legalità, per il fatto che comunque abbia il coraggio di pubblicamente di prendere le distanze da quello che è successo l'altra sera. Aiutateci a riaprire il centro Alzheimer Margherita, è l'appello di una donna che da 5 mesi assiste l'anziana madre affetta da questa malattia a casa da ormai 5 mesi. Io sono Lucia e ho deciso di dare voce per questa situazione di emergenza. Inizia così la lettera di Lucia Bilancia, una donna residente nel comune di Colli al Metauro che da 5 mesi si sta prendendo cura di sua madre 24 ore su 24. L'anziana Giuseppina Dolci, di 82 anni, è a casa a causa della chiusura del centro Alzheimer Margherita di Fano. Una situazione dovuta all'emergenza sanitaria, ma che sta provocando diversi problemi e disagi alle famiglie che non possono lasciare soli i propri cari. Noi familiari non possiamo più essere lasciati soli e le istituzioni hanno il dovere di aiutarci, perché altrimenti ci ammaliamo anche noi. Il carico assistenziale ed economico è altissimo e il diritto alla cura non può più essere disatteso. Noi siamo fiduciosi verso i nostri governanti, ma se non ci daranno delle risposte in breve tempo non molleremo. Prima del Covid-19 il centro Margherita accoglieva 90 ospiti affetti da morbo di Alzheimer, fornendo non solo un sostegno alle famiglie ma anche un'attività di riabilitazione in grado di limitare gli effetti devastanti della malattia. A causa delle norme di distanziamento, aveva precisato la consigliera di Fano Città Ideale Lucia Tarsi, il centro dovrà diminuire il numero degli utenti da 90 a 40 e dovrà quadruplicare il numero di operatori, con la conseguenza di dover aumentare fino a 4 volte le rette pagate dalle famiglie. Eppure le settimane passano, aveva dichiarato la Tarsi, i professionisti sono in cassa integrazione, il grido di aiuto delle famiglie si fa sempre più incessante e ancora la Regione non ha fatto nessun passo avanti. Infatti sarebbe necessaria una modifica della convenzione economica tra la cooperativa che gestisce il centro, la Labirinto, e il servizio sanitario della Regione Marche. Qualche famiglia intanto è passata alle vie legali. Come state affrontando questo problema? Questo problema si sta facendo molto pesante sulle nostre spalle. Siamo soli. Io sto proteggendo e curando mia madre da sola. Non c'è possibilità di farmi aiutare, visto l'emergenza che c'è. In più, la cura di mia madre è il centro Margherita ed era un sostegno per noi, familiari. È molto importante. Io posso portarvi come testimonianza che mia madre, amante sempre della buona musica, laggiù ha ritrovato la voglia di ballare, ha ritrovato il ritmo, ha trovato la pittura, si rilassa con la pittura, ha trovato un ambiente dove si è sentita amata, coccolata, non voleva tornare a casa. Su mia madre, prosegue Lucia, ho notato dei miglioramenti perché nel centro è seguita da personale competente e specializzato. Faccio quello che posso, ma non ho l'esperienza, non ho il tatto di loro, non ho quel saper fare di saper prendere un malato del genere e fargli fare queste cose. Nonostante che sono la figlia, l'ho sempre seguita e sto con lei dall'inizio di questa malattia. Però questo centro per noi è di vitale importanza, fiore all'occhiello di tutti, è una cosa bellissima, è una struttura che dà serenità. Vi prego, aiutateci.
Aiutateci, così il danno è ingente. 90 ospiti, 90 famiglie e una struttura di eccellenza regionale chiusa. Dopo il nostro servizio sulla presenza di erbe infestanti nei monumenti del centro storico, da alcuni giorni sono iniziati gli interventi di pulizia nei principali monumenti della città di Fano. Dopo il bastione del Nuti e il Pincio, durante questa settimana saranno interessati altri punti come la Rocca Malatestiana, il bastione San Gallo, le mura romane e mura malatestiane, inoltre la chiesa di San Francesco e la torre Sant'Elena. Ci spostiamo al Museo del Palazzo Malatestiano, sempre a Fano, dove grazie ad un percorso espositivo sarà possibile scoprire l'evoluzione della spilla, un gioiello che ha sempre avuto un ruolo importante nel mondo delle donne. Riaperto dal mese di maggio, il Museo del Palazzo Malatestiano offre ai visitatori un programma che da luglio a settembre valorizzerà le preziose collezioni permanenti con attività ed esperienze dedicate a grandi e piccoli. Dal 4 luglio ha preso il via dalla Fibula alla Spilla, un percorso espositivo temporaneo che permette al pubblico di fare un viaggio nei secoli e ripercorrere le tappe salienti dell'evoluzione di questo particolare gioiello che ha sempre avuto un ruolo fondamentale tra gli ornamenti femminili. Dal 30 maggio, insieme agli altri comuni, ci siamo confrontati e abbiamo deciso di riaprire rispettando tutte le norme di sicurezza. Naturalmente la mascherina è d'obbligo quando si viene al museo e anche la prenotazione obbligatoria, questa è una cosa nuova ma necessaria. La novità di quest'estate è che abbiamo deciso, sulla scia anche di un tema nazionale, di concentrarci sulle nostre bellezze locali, abbiamo deciso di mettere in mostra i nostri depositi e abbiamo quindi all'interno del museo, sia nella sezione archeologica che in pinacoteca, un percorso dedicato al gioiello che va dai Piceni all'ultima donazione del Novecento, quindi un percorso molto interessante. L'invito che come amministrazione mi sento di fare è di visitare il nostro programma. La seconda domenica del mese l'ingresso è gratuito, ma soprattutto il martedì sera estivo è dedicato a famiglie e bambini. Questo è un bellissimo messaggio da lanciare, abbiamo un pubblico che ci segue fedele e speriamo sempre di accogliere più persone possibili. Numerose sono le iniziative e le attività di approfondimento, tutte a cura di Sistema Museo. Le domeniche del 26 luglio e del 2 agosto saranno dedicate alla fotografia con un photo tour al museo e una missione ben precisa: raccontare il museo del Palazzo Malatestiano, i suoi ambienti, le opere, i particolari. Gran finale con un'esperienza teatralizzata per famiglie domenica 23 agosto alle ore 21. I più belli anni, Raffaello si racconta. A 500 anni dalla morte l'artista Urbinatti in persona accompagnerà i partecipanti in visita alla città raccontando di sé, dell'apprendistato con il padre e il perugino a Fano e via via la sua storia tra prestigiose commissioni, amori sublimi e la ricerca della perfezione. Questo percorso dalla Fibula alla Spilla intende soffermarsi su un particolare tipo di ornamento, appunto la spilla, partendo dalle sue antenate, ovvero le fibule e gli spilloni. Quindi partiamo dalla sezione archeologica, dove troviamo appunto gli spilloni e le fibule di età picena e romana, per poi salire nella pinacoteca, dove troviamo le spille del Settecento, che vengono raffigurate sui ricchi abiti delle nobildonne ritratte dal pittore fanese Sebastiano Ceccarini. Accanto a queste nobildonne troviamo esposti i gioielli donati da Adriano Perlini nel 2018. Tra questi gioielli spicca appunto una spilla di concezione del tutto innovativa. A guidare il visitatore lungo il percorso ci sono dei pannelli e all'interno di questi pannelli, al di là delle didascalie, ci sono degli approfondimenti grazie appunto dei codici QR che sono rivolti ad un duplice pubblico, un pubblico adulto ma anche un pubblico di bambini. In particolare i contenuti per i bambini sono stati arricchiti dalla voce della contessa Gabuccini Passionei che ritroviamo raffigurata in uno dei due ritratti e che guiderà appunto sala per sala i bambini in questo percorso nell'evoluzione di questo particolare ornamento appunto dalla Fibula alla Spilla.
E adesso ci trasferiamo a Pesaro, dove questa mattina è stato presentato il Centro Gioco Sport WISP, il nuovo progetto di riqualificazione degli impianti all'aperto in via Luca Della Robbia. L'operazione targata WISP Pesaro Urbino ha come obiettivo quello di restituire alla cittadinanza un polo sportivo di rilevanza sociale in cui l'attività fisica sia veicolo di aggregazione e solidarietà. I corsi, si legge in una nota, saranno orientati alla promozione sportiva e sociale. Per questo, oltre ad aver preso accordi per attività di basket in carrozzina, verranno organizzati anche i corsi di avviamento allo sport. Invece alla BCC Arena di Fano, domani, martedì, si inaugura il cinema Sotto le Stelle. Nato da un'idea di Gino Bartolucci, presidente della cooperativa Tre Ponti, il programma prevede la collaborazione dei cinema Politeama e Malatesta, oltre al gruppo Giometti. Gli spettacoli si terranno fino al 29 di agosto, dal lunedì al giovedì, con i principali successi della passata stagione cinematografica, con iniziative speciali insieme a degli ospiti, prime visioni e anteprime. Domani, alle 21.30, verrà proiettato un film a sorpresa, ad ingresso gratuito. In occasione della serata verrà presentato anche il cartellone ufficiale della manifestazione. Siamo in chiusura, questa sera ci salutiamo con un video dedicato ad un murale di 30 metri che è stato disegnato, realizzato a Pesaro, nella via che porta alle case di riposo. L'opera, realizzata dall'artista Nian, si concentra sull'evoluzione della vita dell'uomo, dalla nascita alla crescita. L'ultimo disegno del murale, che vedrete tra poco nel video, rappresenta un anziano che lancia petali di fiori inondando di saggezza i più giovani. E con questo ci salutiamo qui, ci diamo appuntamento a domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa Occhio ai Giornali. Arrivederci.